Onorevole Molteni, una festa per la vittoria di Roberto Maroni e anche per lanciare un chiaro segnale lombardo. Quale? Parte un segnale di buon governo, per il popolo lombardo, per il territorio lombardo, e un buon governo che parte col miglior lombardo che può governare il nostro territorio, che è Roberto Maroni. Pier Guido Vanalli, sindaco di Pontida, da questa festa le ha detto deve partire un lungo percorso nuovo per la Lombardia. Sì, un lungo percorso che deve portare la Lombardia insieme al Piemonte e al Veneto a creare la macroregione. Era l'obiettivo che ci eravamo posti in campagna elettorale, l'abbiamo raggiunto con Maroni presidente, adesso sta a noi lavorare tutti assieme per portarlo a compimento. Lavorare tutti insieme, quindi anche con gli enti locali? Soprattutto perché abbiamo visto che la base di ogni servizio ai cittadini è l'ente locale, quindi la regione con i comuni, con le province devono fare fronte comune contro uno Stato che invece ultimamente ha solamente ucciso gli enti locali. Il problema è sempre lo stesso, è il patto di stabilità che stringe molti comuni, anche pochi giorni fa l'ANCI ha rilanciato, addirittura vuole incontrare ancora il Premier ancora in carica Monti per questo problema. È il patto di stabilità, è la tesoreria unica, sono i tagli ai trasferimenti, sono le imposte locali che aumentano per sopperire al taglio dei trasferimenti, è tutto un insieme che va cambiato e dalla Regione Lombardia deve venire l'esempio di come si possono cambiare queste cose. Della Regione Lombardia anche un esempio di buon governo a fronte di uno stallo istituzionale come quello che stiamo vivendo. Assolutamente sì, la Regione Lombardia deve rappresentare l'esempio del buon governo, come lo sta facendo del resto il Veneto con Zaia, Piemonte con Cota. Tutti assieme possono fare molto di più e cambiare le sorti di tutto il nord.